Salve ragazzi e bentornati da Gore Allenatore con il Napoli. Allora, quest'oggi finirà anche il mese di febbraio, partita contro il Milan, partita contro l'Hellas e partita con la Lazio, ovvero semifinale di ritorno di Coppa Italia, dove all'andata abbiamo vinto 4-1 in casa. Ma come al solito, raga, prima di iniziare a giocare vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati e per continuare a supportarmi e anche a commentare qualsiasi vostro dubbio, consiglio o perplessità e anche a seguirmi sulla pagina Instagram, il link del profilo è sempre in descrizione. Detto ciò, raga, possiamo andare subito in campo contro il Milan, occhio perché non è per nulla una partita scontata, alla fine il Milan è sempre il Milan, quarto in classifica, in lotta Champions, più che altro in lotta per il quarto posto, visto che Atalanta e Inter sembrano essere di un altro livello, stessa cosa noi che siamo addirittura oltre. Comunque, raga, partita molto importante, vittoria che sarebbe fondamentale per continuare ad ingranare punti e a guadagnare punti sulle nostre dirette concorrenti. Comunque, ovviamente, miglior formazione possibile per questa partita, quindi Oblak, Davis, Laporte, Gomez, Mukiele, Foden, Kimmich, Valverde, Insigne, Osimhen e Jadon Sancho. Occhio che nel Milan dovrebbero esserci sia Thuram sia Demme, però quest'oggi non è in campo nessuno dei due, quindi meglio così perché evitiamo anche il fattore X. Occhio qui, anticipo imperioso da parte di Joe Gomez, possiamo andare con Foden, occhio che c'è un sole un pochino fastidioso, occhio Insigne che in aria va all'indietro proprio da Foden, ha beccato Osimhen davanti alla porta. Questa spiegatemela, com'è possibile? Cioè Osimhen stava in porta, ovviamente mi segnala il fuorigioco, ci mancherebbe altro, e Foden becca in pieno Osimhen. Raga, c'è ancora Osimhen, Foden subito dentro, da Insigne, toccala per Victor che stavolta doveva effettivamente entrare in porta con tutto il pallone, l'ha fatto. 1-0, l'abbiamo sbloccato anche contro i rossoneri che per il momento non sembrano, diciamo, al nostro livello per nulla, diciamo che si nota come dovrebbe essere la differenza di valori in mezzo al campo. Comunque, 1-0, Victor Osimhen. Occhio Foden, può avanzare Foden, vede il movimento del solito Victor che va, Victor deve andare col sinistro da lì, la parata, la palla per Foden, Valverde che col sinistro potentissimo raso terra riesce a raddoppiare, Valverde sa fare letteralmente di tutto, destro, sinistro, testa, tiro alto, tiro basso, tiro a destra, tiro a sinistra, diciamo non l'ho visto solamente nelle acrobazie, poi ho visto veramente tutto, in difesa difende bene quando appunto viene chiamato a difendere qui. Riguardiamo l'ottimo sinistro del nostro centrocampista, stavo per dire attaccante, figuratevi, uruguaiano con Donnarumma che effettivamente non è che si tuffa benissimo. Occhio Osimhen, buon il tocco per Foden, Foden, Foden si fa parare il tiro da Donnarumma che qui è uscito bene a valanga, ma siamo ancora in attacco sempre con Foden, Foden, provalo il sinistro, provalo ancora Donnarumma e si salva addirittura dal calcio d'angolo in Milan. E ok raga, termina anche il primo tempo, 2-0 all'intervallo, proprio nel finale potevano essere 3, però qui Donnarumma si è dimostrato il portiere che è, stavo rompendo il pad, fantastico. Raga, occhio al Milan in aria, che qui con Gazzolisco addirittura, che dovrebbe essere il sostituto di Theo Hernandez, però giocatore che non conosco, riesce a trovare il gol del 2-1. Peccato, come al solito, prima azione, primo tiro del Milan. Dico sempre la stessa cosa, ma effettivamente è così, altrimenti ve lo mostrerei se ci fosse stato qualche azione importante da parte degli avversari, però la cosa è sempre la stessa. Raga, occhio ancora al Milan che improvvisamente si è acceso, come capita sempre in questi casi. Tiro di Kramaric che stava per battere Oblak, che però è stato bravo a mettere il pallone in corner qui, Insigne, libera. Raga, occhio che possiamo andare, Foden, si va, Foden, bravo, come al solito riesce a tagliare in due il centrocampo. Sancho, col destro, precisissimo, la botta imparabile, per Donnarumma che resta immobile. 3-1, arriva il gol di Jadon Sancho che come sempre in questi casi riesce a togliere le castagne dal fuoco. È un giocatore veramente fortissimo, un sangue freddissimo questo attaccante. Infatti spesso pure quando lo metto in campo in situazioni dove non stiamo vincendo riesce sempre a risolvere lui la situazione.
E c'è ancora lui che va in avanti da Osimhen. Osimhen sterza e la tocca per Valverde che fa doppietta. Fede Valverde è un qualcosa di incredibile. La cosa bella è che è cresciuto tanto con noi, è migliorato molto sotto questo aspetto ed è diventato un centrocampista totale, veramente. Il nostro Fede Valverde è qui, bravissimo. Osimhen e appunto Valverde col sinistro non sbaglia. La voce che possiamo ancora andare, Osimhen, far correre ancora Jadon Sancho che ha ancora tantissima benzina in corpo. Sancho è passato molto bene, va dentro da Foden e finalmente arriva anche il suo gol. Se lo meritava tutto, 5-1. Non so come ha fatto esattamente a passare il pallone perché c'era poco spazio, soprattutto il Milan non è riuscito a metterci un piede, soprattutto perché secondo me qui potevano anticipare i difensori avversari, sì, effettivamente, però bravo anche Foden a tirare subito di prima intenzione, nonostante ci fosse anche Osimhen avanti. Occhio che Kimmich recupera un altro pallone, possiamo ancora andare. Bonetto tocco per Insigne, scivolata senza senso da parte del giocatore del Milan. Insigne col sinistro, buca completamente Donnarumma e realizza il gol del 6-1 anche contro il Milan. Ci facciamo riconoscere e abbiamo appunto strafatto, abbiamo fatto tantissimi gol, 6-1, punteggio tennistico, primo set chiuso contro il Milan. E perfetto, arriva anche subito il fischio finale, 6-1, bella vittoria. Altri punti guadagnati dalla seconda in classifica, perché adesso stava giocando anche l'Inter, quindi visto che l'Atalanta aveva pareggiato, a prescindere abbiamo guadagnato almeno un punto. Ma in realtà, raga, ne guadagniamo due perché l'Inter pareggia e adesso siamo a più 14 punti rispetto all'Atalanta seconda. Bene, raga, a questo punto, alla 25esima giornata, mi sembra abbastanza chiuso il discorso. Comunque io personalmente mi sento abbastanza tranquillo con la mia squadra in campionato almeno. E ok, raga, adesso partita contro l'Hellas Verona, nono in classifica, quindi un'altra squadra di media classifica che stiamo per affrontare. Dopo che nella scorsa puntata abbiamo affrontato l'Udinese, se non ricordo male. Comunque, Napoli-Verona, occhio che siamo sotto la pioggia, siamo anche con la seconda squadra perché la prima me la tengo bella calda per la partita di Coppa Italia con la Lazio, perché è vero, abbiamo vinto 4-1, però non si può mai sapere, è meglio scendere in campo con la miglior squadra possibile, perché poi per l'appunto in campionato siamo messi in un'ottima situazione. Occhio al Verona che ha un'ottima coppia di attaccanti composta da Edouard e Morici. Vabbè, ovviamente non dimentichiamoci di Guardiola lì a completare il terzetto. Occhio, Edouard è passato anche sulla scivolata di Emerson, qui veramente grande azione dell'attaccante dell'Hellas e Meret si è fatto trovare pronto fortunatamente. La goccia che siamo ripartiti con Bergwijn che la tocca, prima volta che si è inserito, tocco troppo arretrato per Schlager, volevo ridarla a Bergwijn, comunque Tonali, ancora per Ken che può calciare in porta, para Silvestri. Raga, occhio all'Hellas in area, no, ha dato calcio di rigore. Non è manco caduto, ha dato calcio di rigore. Tutte le volte che capita a me, quante volte capita che lo sfiora, ma il giocatore mio non va a terra, non dà mai fallo. Guardate qui, cioè ragazzi, è rimasto lì alla fine. A parte che è caduto, tra virgolette, si è mosso 3 ore dopo. Veramente allucinante! Dai ragazzi, l'avevo presa! Non, cioè, si è bucato che? Gesù Cristo Meret con le mani bucate? Occhio ancora, Meret qui deve parare. No, no, ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato. Sono un cretino. Niente, raga, tutto mi aspettavo tranne che 2-0 Hellas dopo 45 minuti perché ormai la partita è finita, quindi si va nello spogliatoio e chiaramente farò qualche cambio. Eccolo qui che arriva il fischio dell'arbitro. Andiamo a fare assolutamente qualche cambio perché qui bisogna cambiare completamente assetto tattico, altrimenti non si recupera mai. Ok, raga, secondo tempo con questo assetto tattico: dentro Valverde al posto di Elmas, dentro Osimhen al posto di Schlager, doppia punta insieme a Ken, e poi in campo anche Sancho al posto di Hudson-Odoi. Sancho che solitamente queste situazioni ce le risolve sempre. E occhio subito Valverde che va da Sancho, che la tocca per Ken, tiro violentissimo, cioè passaggio violentissimo. Il pallone arriva comunque a Moise Ken, che la riapre subito. Vatti a prendere questo pallone, non lo prende quindi. Andiamo avanti di forza. Grazie che possiamo riprovarci, raga, siamo in tantissimi. Sancho, Sancho, vedi sempre Osimhen qui che la può appoggiare in porta. Che è sto passaggio? Mai fatto. No, ragazzi, qua ci stanno boicottando oggi.
Ma occhio no, Guardiola! Ovviamente, ovviamente Sancho sbaglia un passaggio che non avrebbe mai sbagliato in un'altra circostanza e sulla ripartenza segna Nellas, ovvio. Occhio ancora all'Hellas. Vabbè, dopo il 3-1 ero già rassegnato. E occhio ancora, 5-1. Beh, ragazzi, adesso ogni tiro che faranno sarà gol. Purtroppo è entrato nella modalità devo vincere per forza, quindi facciamo più gol possibili. Occhio Moise Kean, si gira Moise Kean, in area Moise Kean, gol di Moise Kean. Gol inutile di Moise Kean, perché purtroppo FIFA ha già deciso. Ovvio, ovvio. Cioè, ha appena visto che abbiamo fatto un gol, ha detto mettiamo subito le cose a posto. Mamma mia, ragazzi, che vergogna sta partita. Che vergogna, allucinante. Cosa è stato capace di creare questo gioco oggi? È allucinante, imbarazzante, veramente. Diciamo che si è visto tutto qui, dal rigore di Edward con Meret che l'aveva presa, ma non l'ha presa, non lo so, ragazzi, non l'ho capita. E poi vabbè, a parte il rigore che non c'era. Poi sul 2-1 nostro lì si è capito tutto che doveva andare così. Fortunatamente l'Atalanta pareggia, quindi alla fine perdiamo solamente un punto. Vediamo anche l'Inter che cosa fa. Comunque tutto mi sarei aspettato, tranne che perdere la mia prima partita di tutta la stagione in campionato contro l'Hellas. In questo modo, assurdo, raga, FIFA proprio oggi si è espresso veramente al suo massimo splendore. Uno schifo, veramente. 2 giorni prima della carriera, intendo, avevo vinto 6-1 contro il Milan, ora perdo in casa 6-2 con l'Hellas Verona. Solo FIFA, veramente. Veramente una partita da denuncia. Comunque, raga, adesso la semifinale di ritorno all'Olimpico con la Lazio, cerchiamo di non subire il contraccolpo. Comunque, vediamo se FIFA ce lo farà subire il contraccolpo. Comunque, il Milan si è già qualificato per la finale e in Serie A l'Atalanta rimane seconda, quindi l'Inter ha perso ancora, mi state dicendo questo? Vediamo, mese di febbraio, dobbiamo andare un attimo giù, in fondo, vediamo dov'è l'Inter, ha giocato prima, ha perso 2-0 contro il Piemonte Calcio. Quindi paradossalmente siamo stati anche fortunati perché abbiamo semplicemente perso un punto, purtroppo questi 6 gol ci condannano, ma lo sapevamo già, a non vincere la classifica della miglior difesa, ma era già scontata come cosa perché FIFA non ce l'avrebbe mai permesso, quindi il nostro vantaggio è di soli, tra virgolette, 13 punti a questo punto del campionato. Comunque andiamo in campo all'Olimpico, Lazio-Napoli, formazione pronta, formazione migliore possibile appunto. Chiaramente la Lazio è anche un po' stanca, evidentemente non hanno fatto turnover in campionato e quindi possiamo avere anche questo piccolo vantaggio della forma. L'unico che è riposatissimo ovviamente è Petagna che ci segnerà un'altra volta. Occhio Insigne, belli tocco di prima per Foden che avanza. Foden Osimhen si porta via l'uomo, tocco per Sancho che non sbaglia. 1-0, vediamo un po' se siamo tornati alla normalità. Ancora devo riprendermi da quello che è successo poco fa. È veramente da chiedere il risarcimento, cioè io voglio un indennizzo, voglio qualcosa per i danni morali che ho ricevuto. Mai visto una partita così assurdo. Ho preso 6 gol dal Verona, ma con tutto il rispetto per il Verona, ottima squadra che merita tutto. Però su FIFA prendere 6 gol dall'Hellas così è allucinante. Comunque non ci pensiamo più, facciamo semplicemente finta come se avessimo perso. Abbiamo perso la prima partita, 1-0 gol subito al 90esimo, facciamo finta che è così, almeno psicologicamente ci sentiamo meglio, eh? Occhio subito, ancora un pallone in avanti per Jadon Sancho, Jadon Sancho, Jadon Sancho, doppietta. Stava anche rischiando di sbagliare, ma alla fine ero sicurissimo che l'avrebbe messa dentro. 2-0, consolidiamo sempre di più il nostro vantaggio nel doppio scontro. 2-0 che ci porta sul 6-1 nel complessivo e ormai siamo sempre di più spediti verso la finale contro il Milan. E occhio che possiamo ancora andare, Osimhen scambia con Insigne, Insigne col sinistro, ancora che spacca la porta, il gol che ha fatto contro Donnarumma è praticamente lo stesso. Il trucco secondo me sta nel metterci tanta forza, infatti Insigne riesce sempre a segnare grazie alla sua potenza che ha anche nel sinistro, non solo nel destro. Ma occhio alla Lazio che ovviamente riesce a riaprire subito la situazione, un altro gol subito, meno male che siamo in Coppa Italia che non si sommano, ma ormai è un discorso che non ha più senso. Milinkovic-Savic che qui riesce a trovare il gol del 3-1, palla dentro, qui non lo so come ha fatto
ad anticipare Valverde che, non so, è stato fermo sul posto, va lì, mette il piede ma non va sul pallone. Vabbè ragazzi, FIFA! Cioè che poi ogni anno diciamo la stessa storia, meno male che siamo alla fine di un FIFA, poi si riparte, sì, ogni anno è sempre la stessa storia. Quest'anno è stato assurdo, quest'anno tantissimi difetti, sinceramente. Sul 20 non ne ricordo così tanti, quest'anno è stato allucinante. Comunque, fine primo tempo, 3-1 per il nostro Napoli, qualificazione che non dovrebbe essere in discussione, però cerchiamo sempre di tenere l'attenzione alta. Questa carriera, secondo me, è lo specchio perfetto di tutto quello che è stato FIFA quest'anno, perché innanzitutto abbiamo iniziato la carriera con un'ottima dose di realismo, però poi a lungo andare succedevano cose un po' particolari, qui intanto Foden stava segnando ancora. Poi, appunto, qui alla terza stagione, ma anche dalla seconda, sono iniziate cose strane e infatti, passando il tempo, sono usciti fuori tutti i problemi, soprattutto sul gameplay, il gameplay, cioè quando giochi, quando stiamo in campo, che sono veramente allucinanti e questa carriera penso che l'abbia mostrati veramente tutti anche in poco tempo. Quindi questa carriera è praticamente è quasi un masterpiece, no? Quando serve per capire qualcosa, sarebbe da studiare all'università questa carriera, ogni singola partita, ad una ad una. Poi per non parlare di tutti i problemi con il menu e sulla carriera in sé, giocatori che a 20 anni gli si blocca la crescita se non giocano 3 partite, gente che chiede cose senza senso, giocatori che sono tristi pure se giocano, giocatori, intanto arriva il gol di Foden, giocatori che sono degli 85 e ti chiedono di fare il turnover, addirittura di essere sporadici, tantissime cose strane, diciamo un mercato che si può, tra virgolette, buggare con pochissimo, basta mettere dei bonus e tu puoi dare uno stipendio al giocatore di manco 1.000 euro eventualmente, cioè cose assurde. Comunque raga, 4-1 non ci pensiamo più, pensiamo solamente ad essere fiduciosi per il FIFA che verrà, magari visto che lo giocherò su PS5 cambierà tutto. Occhio ancora Insigne, vedi l'inserimento di Sancho che si meriterebbe la tripletta e riesce a realizzarla 5-1. Occhio che se ne facciamo un altro nel doppio confronto, raggiungiamo i 10 gol, sarebbe un'altra soddisfazione, mettiamola così. Raga, occhio che possiamo ancora andare per pallone alzato da Foden per Insigne, Insigne prova una finta, riesce a passare, va col destro a giro, gol spettacolare da parte del capitano che proverà ad alzare un'altra coppa in finale contro il Milan. E ok, raga, arriva anche il fischio finale, voglio farvi semplicemente notare che esattamente 3 giorni fa, del gioco intendo ovviamente, abbiamo perso 6-2 contro l'Hellas in casa e adesso abbiamo vinto 6-1 in casa della Lazio, nel giro di neanche 4 giorni, eh? Ok? Questo è tutto. Tra l'altro abbiamo subito anche questo gol che oggi veramente non aveva senso, unico tiro, unica azione della Lazio. Ormai raga, FIFA ci odia, cioè solo questo è l'unica spiegazione a questo punto. E ok raga, siamo arrivati anche al giorno della partita contro il Crotone. Occhio che Inter e Atalanta hanno già giocato, l'Inter ha vinto, l'Atalanta no, quindi l'Inter torna al secondo posto e questo vuol dire che possiamo guadagnare altri punti. Fortunatamente la questione campionato, nonostante la sconfitta insensata contro l'Hellas non ci pregiudica, fortunatamente. Comunque, raga, nella prossima puntata, Crotone, Leverkusen e Cagliari. Poi, nella prossima ancora, penso che affronteremo Bologna, Repubblica Ceca, Irlanda del Nord e ci faremo anche l'Atalanta. E infine, la finale di Coppa Italia ce l'hanno piazzata qui a maggio. Ormai, raga, manca sempre di meno. È un periodo dove ci saranno tantissime partite. Però, secondo me, ormai 4-5 puntate, voglio sperare, ce l'abbiamo fatta. Alla fine un conto preciso, non posso farlo ancora perché dipende se in Champions riusciamo ad arrivare fino in fondo. Quindi, raga, io per oggi non posso far altro che fermarmi qua. Vi invito a lasciare un like, un commento, ma soprattutto ad iscrivervi al canale e seguirmi sulla pagina Instagram. Noi ci vediamo ad un prossimo episodio e ciao a tutti.